Per quello che riguarda il profumo del palco cultura, l'impresa che debutta qui alla mia destra è quella di Sandro Aglialoro, mostrami. Ti invito a raggiungere la postazione prescelta e invito a fare dei 5 minuti di sì, esattamente di fretta per stare tempi contingentati a partire da adesso. Buonasera a tutti, sono Sandro Aglialoro, grazie mille innanzitutto ad Alessio per aver dettato l'invito, ben trovato, onorevole, ben trovato a tutti voi. Io vengo da Milano e mi scuso se dovrò scappare un po' prima per un problema di treno, però cerco di presentare me e il nostro progetto e di dire i nostri spunti per quanto riguarda i disegni di legge. Innanzitutto chi siamo? Mostrami, il nostro mantra, l'arte nel profilo di tutti. Ok, cosa facciamo? Siamo un progetto artistico nato nel 2010 per la promozione dei giovani artisti, quindi nell'ambito della pittura, scultura, fotografia, street art e video art. Il nostro obiettivo qual è? Innanzitutto quello di democratizzare l'arte giovane, cioè farla uscire da quelli che sono le cattedrali spesso stagne in cui spesso sta l'arte contemporanea, quindi avvicinare il pubblico, anche quello di massa, alla giovane arte contemporanea. E poi portare questa giovane arte contemporanea in ogni casa, in ogni organizzazione e in ogni azienda. Vi do solo due dati importanti per cui secondo noi in questo modo si fa cultura. Il 75% dei giovani artisti o dei ragazzi che studiano per diventare e per professionalizzarsi nell'ambito della giovane arte non ha alcun rapporto con alcuna galleria o con alcun tipo di organizzazione che possa promuoverlo. Secondo dato, il 75% delle persone che frequenta musei non ha occasione o non ha la possibilità di comprare arte contemporanea, proprio perché l'arte contemporanea è inaccessibile da un punto di vista economico, da un punto di vista culturale e da un punto di vista geografico con il pubblico. Quindi interveniamo noi e rifacendo le parole che diceva la padrona di casa, noi uniamo la cultura con il web proprio per cercare di avvicinarci al nostro pubblico e lo uniamo anche con dei temi sociali, in quanto la nostra è un'organizzazione di tipo culturale ma anche no profit e sociale. E lo facciamo dal 2010 con questi numeri oggi, siamo un grande collettivo di giovani artisti, oltre 1000 ragazzi, una community in tutta Italia di 25.000 appassionati, ma soprattutto una grandissima rete perché siamo dei microbi e questo in Italia non lo vogliamo superare come difetto, operiamo sempre in maniera troppo egocentrica e organizzata, invece solo attraverso la rete effettivamente si può e riteniamo che si possa fare e si possa produrre del valore aggiunto e fare qualcosa di veramente valido. Cosa abbiamo fatto noi insieme a tutti i nostri partner dalla Sicilia, di sono Valentano, alla Val d'Aosta? Abbiamo costruito tutta una serie di eventi e mostramenti, tra cui questo voluto dalla Fondazione Milano Sarexo e Fondazione Bracco durante l'Expo di Milano, in cui abbiamo organizzato un enorme cantiere artistico-culturale e sociale di oltre 7.000 metri quadri durante 6 mesi di Expo, in cui abbiamo accolto oltre 200 visitatori da tutta Italia e dall'estero e oltre 20.000 visitatori. Possiamo andare avanti? Grazie mille. Sì, anche meglio perché non eravamo assolutamente zinche, io andavo da una parte all'altra della presentazione. Cosa abbiamo fatto durante questi 6 mesi? Abbiamo organizzato tutta una serie di mostre di questi ragazzi, ma soprattutto abbiamo contaminato tantissimo l'arte contemporanea. Non volendola considerare qualcosa di esclusivo, data solo per gli addetti ai lavori, abbiamo coinvolto anche il teatro, il cinema, i party, DJ set e tutta una serie di laboratori affinché proprio i giovani artisti potessero insegnare e far sperimentare al pubblico cosa fanno quotidianamente, quindi laboratori per bambini e per ragazzi. In generale siamo arrivati a un altro step del nostro lavoro, come ci manteniamo? Perché la sostenibilità è fondamentale. Fondamentalmente al di là di andare dalle pubbliche istituzioni a chiedere denaro, abbiamo cercato di diventare veramente sostenibili e fare impresa realmente. Andiamo dalle aziende innanzitutto e vendiamo loro servizi che possono essere troppo interessanti, quindi tutta una serie di performance in termini di arte, street art, pittura, street art, video art e quant'altro, una serie di appunto ritratti e caricature durante gli eventi aziendali, come potrebbe essere anche un evento come questo, e grandissime operazioni di street art un po' in giro per tutta Italia, quindi immaginate i mega graffiti che invece di imbrattare
le pareti possono arricchire tutta una serie di di proprietà da parte sia del pubblico che del privato, e poi proprio occasioni di confronto come possono essere queste, in cui cerchiamo di avvicinare i giovanissimi, gli studenti anche di scuole, con gli artisti, oppure mostre ad opera che realizziamo per le aziende, in cui sviluppiamo un tema che è il loro molto caro, molto importante per il loro business, lo facciamo sviluppare agli artisti stessi, grandi permesse artistiche, all'esperimento di uffici. Le aziende con noi possono sviluppare CSR, Corporate Social Responsibility, attraverso i nostri artisti, semplicemente facendo più belle le loro aziende e i loro uffici, arredando i loro uffici e facendo girare le opere dei nostri artisti, tutta una serie di contest online, di design e di arte, corsi per manager. Portiamo giovani artisti ad insegnare la loro arte direttamente in azienda. Infine video mapping, e adesso credo di possiamo andare anche avanti con i nostri riferimenti. La devo interrompere. Ok, per quanto riguarda la legge posso... No, su di noi assolutamente, su di noi ho lasciato delle schede d'ingresso perché ho potuto scappare, per quanto riguarda la bozza di legge. Personalmente ritengo che l'ambito culturale sia un po' complesso, quindi anche ci vuole qualche anno in più dei 35 anni che erano stati delineati dalla norma, proprio perché ci sono delle istituzioni, delle fantie che difficilmente cedono il passo ai più giovani, quindi possibilmente alzare il termine di età penso che possa essere importante. Poi non so quale possa essere la situazione qui a Reggio Emilia, ma a Milano ad esempio le istituzioni culturali hanno un enorme bisogno di spazi, proprio perché gli spazi costano tantissimo e quindi le associazioni hanno una difficoltà ad ottenerli. Per quanto riguarda il crowdfunding, sembra che per ora sia la panacea di tutti i mali, tutti vogliono fare crowdfunding, la percentuale effettivamente di riuscita delle persone che hanno fatto è veramente veramente bassa, quindi se ne siano enormi, grandissimi testimonial che ci mettono la faccia per fare fundraising è veramente difficile, quindi andrebbe studiato in maniera specifica proprio per il mondo culturale. Grazie mille ancora a tutti.